Sabato e domenica scorsi San Giovanni in Fiore è stata inondata di turisti e visitatori, guidati per la fiera d'autunno e la Sagra della Patata, cui hanno partecipato anche migliaia di adulti, bambini e intere famiglie residenti in città. Lo afferma la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: è l'ennesima riprova del cambiamento degli ultimi anni. Grazie alla programmazione di iniziative di forte richiamo in tutte le stagioni, la città è diventata meta turistica gettonata. Per l'Abbazia Florenze e l'antico centro storico, il fascino di Gioacchino da Fiori, i musei sempre aperti, le gare sportive di interesse nazionale, la rinascita di Lorica, gli eventi culturali ed enogastronomici di primo livello e la capacità delle imprese locali di intercettare questa trasformazione del notevole impatto economico. Alla sua prima edizione, la fiera d'autunno continua su Curro è stato un successo assoluto in termini di presenza e gradimento, anche per la gestione ordinata del traffico veicolare. Piena di giovani, ragazzi, bambini e persone di ogni età, la Sagra della Patata ha confermato che l'isola pedonale di Via Roma, in cui si è tenuto l'appuntamento, è ormai il cuore pulsante della città. Un'agora viva che pregia sullo spazio virtuale, il luogo di incontro fra generazioni e il punto di riferimento per lo svago dei sangiovannesi, che hanno acquisito nuove abitudini e non si spostano più fuori in massa per lo shopping del fine settimana. È un grande risultato sociale ed economico, frutto di una coraggiosa sfida politica che abbiamo condotto sin dall'inizio del nostro mandato e dal rapporto di proficua collaborazione che abbiamo costruito con associazioni del posto e operatori turistici. Per tanto tempo la città si era chiusa in se stessa e all'esterno aveva dato tutt'altra immagine. Ora, conclude la sindaco Succurro, viviamo una realtà diversa, positiva e incoraggiante, di esempio anche per altri territori. È una bella fiera. Ah, guarda, è stata una cosa buona, è stata comunque. Sono sempre cose, quando ci sono queste cose, anche per il paese, porta qualcosa, no? Uguale, sì, è stata una bella cosa. Un'esperienza sempre positiva. Una bella iniziativa da ripetere. È una bella edizione di fiera, poi fatta in un posto totalmente nuovo quest'anno. Ci potrebbe passare pure la fiera che fanno ad agosto qua. È una bella cosa, siamo appena arrivati però ci sta piacendo. Sì, infatti penso la stessa cosa, proprio una bella fiera, complimenti alla sindaca.